Ciao e benvenuto al settimo live che intitolo Il live dell'amante. Dopo essere stato a Belfast e avere vissuto l'esperienza che c'è stata ed essere tornato in Italia ed essere poi andato a Bologna a seguire il seminario sui Rose più Croce tenuto da Carpeoro, Franceschetti e Michele Proclamato, e aver montato i video e averli messi su YouTube e avere fatto anche un esperimento non previsto ma deciso così, seguendo come faccio spesso una sensazione, gli ho fatto degli esperimenti in montaggio dove riconosco che mi sono un po' allargato alla fine e fortunatamente qualcosa è intervenuto e ha bloccato tutto il computer. È andato in pensione, adesso è già arrivato il computer nuovo, lo monterò e questo è l'ultimo video che faccio con il vecchio software, se ce la fa a farmi il montaggio, se no, se lo monto senza neanche i titoli vuol dire che proprio è collassato completamente. Però ci tenevo a fargli fare a questo computer qui l'ultimo giro con questo video dove in qualche modo, a parte dire le cose che sto dicendo e che dirò, volevo anche un po' chiedere scusa alle persone che hanno un po' sofferto i miei montaggi, che sono apparsi come per disturbare, ma non era quella l'intenzione, e siccome non era quella l'intenzione, in realtà non disturbano, specialmente il primo di Carpeoro, che gli interventi sono stati fatti per sottolineare i concetti che lui tirava fuori, perché devono essere memorizzate le cose che hanno senso nella nostra vita e non basta sentirlo una volta, una cosa per comprenderla, per farla tua, la devi ascoltare tante volte, tante volte. Infatti c'è un detto, no, al latino che dice ripetuta iuvant o Juventus, non parlo bene né in italiano, né in inglese né in latino, però ripetuta giovant, iuvant, insomma, che vuol dire che ripetere giova. E sono qui a fare questo live, un po' emozionato perché voglio cercare di essere più chiaro e semplice nel dire che cosa sto combinando qui, no? E cosa sto combinando? Sto combinando quello che combino dal 92 fino adesso. Un passo dopo l'altro sono arrivato a questo punto. Ho trovato cose, ho fatto opere d'arte, molte volte ho fatto le opere d'arte senza sapere a cosa servissero, ma seguendo semplicemente un feeling, una voglia, un aver trovato qualche cosa e poi accorgermi che quella cosa lì nel progetto che io sto facendo serviva come il calcio sui maccheroni. E al di là del piacere e della sorpresa, quel piacere in più che ti dice, vedi, non preoccuparti più di tanto se a volte non capisci razionalmente. C'è qualcosa più grande di te che ti avvolge, che ti tiene in vita, che ti accompagna a vivere su questa terra, che la sa molto più lunga di te e ti fa succedere le cose giuste. Non ti fa succedere le cose come sento molte volte, la vita mi ha messo alla prova, sono sotto prova, no? E invece non è così perché Dio, se tu non ce la fai, no, a fare una cosa, non ha bisogno di metterti alla prova, lo sa benissimo se ce la fai o non ce la fai, no? Dunque, sapendo benissimo chi sei, quanta forza hai, quanto puoi fare, ti mette esattamente la cosa giusta per te. Tu la fai e da quella cosa lì ti senti meglio, più preparato per fare ancora un altro passo. E questo passo cosa fa? Dà gusto alla mia vita, me la sto vivendo, non mi sfugge, ci sto giocando insieme. Naturalmente, senza burocrazia, scorro nella mia vita, no? Perché da bambino sono entrato così, scorrendo. L'affetto con la madre, il prendere la teta, i nutrimenti, il dormire, fare la cacca, eccetera, non è mai passato dalle leggi e ora, ninni, ninni, ma attraverso un sentimento verso il quale tutti quanti hanno cercato di adeguarsi per far sì che la vita potesse andare avanti come sta andando, no? Senza bisogno di burocrazia, ma questo è un discorso che forse non c'entra niente. Per cui il punto, gli amanti, io sono
un amante. Fisicamente questa struttura contiene lo spirito di un amante, una persona che viene qui per amare, per essere contenta, per apprezzare, no? Apprezzare sia il cibo, sia ascoltare una bella storia, sia guardare uno scenario della natura, sia sia qualsiasi cosa che ti possa piacere, no? Mi sono perso. Però fa niente, vabbè, perché voglio sempre fare bella figura e mi preoccupo sempre di che cosa. Di qualcosa che adesso spero di mollare in questo momento e di chiudere velocemente questo live, non perché è Scott, ma perché mi piacerebbe diventare anche sintetico. Ecco una cosa che vorrei guadagnare, il sintetico, non quello acrilico, ma la sintesi, no? All'essere... Allora, il live dell'amante praticamente vuole dire questo. Ho raccolto le informazioni che mi servivano, no? Mi servivano per prepararmi nell'ultimo pezzo della presentazione del progetto del monumento alla Davida, cioè del il progetto del monumento alla pace che è la Davida, e ora comincio a fare le cose minime che sono convinto di aver individuato, che mi servono per raccontare, narrare la visione che ho dentro di me, il sogno che ho dentro di me, da tirare fuori, da mostrare. Come ha detto Carpeoro, il narrare, il raccontare, significa tirare fuori un'immagine che abbiamo dentro, bella, che ci ha emozionato, dal quale nasce un'estetica. Io ho avuto un'immagine, no? Non netta nei contorni, abbastanza sfocata, no? Diciamo, in tutta la sua forma, ma chiara nell'essenza, dove ho visto questo monumento dedicato alla pace, con la casa costruita intorno, che non è neanche solo una casa, ma sono tre case, sono tre colossei, uno di fianco all'altro, dove avverrà la costruzione reale del primo monumento dedicato alla pace, che non è mai stato fatto nel mondo, un monumento dedicato alla pace. E senza col tempo, io è una cosa su quale ci sto lavorando, il 21 settembre lo presenterò veramente, se devo avere ancora alcune conferme, per cui aspettatevi che il monumento dedicato alla pace possa cambiare ancora destinazione, fondamentalmente, però non lo scopo per il quale vuole essere fatto. Questo monumento non vuole essere fatto per ospitare i piccioni che non sanno dove appoggiarsi, ma viene fatto per dare un contributo all'umanità, in primis di ricordare che in questo momento la pace è dentro di te, e se tu non hai percezione, domandati come mai tu non la stai sentendo, perché lei è già lì, è già presente all'appuntamento. Se tu non ci sei, dove cazzo sei? Domandatelo. E se vuoi sentire dove sei, non domandartelo, ma ascoltati. È un inizio di manina che ti riporta a casa, la senti immediatamente. Per cui io ho raccolto tutte le informazioni che mi servivano e adesso sono pronto per iniziare a tirare fuori, a raccontare questa mia visione che ha preso finora, dal 92 al 2017, tutti questi anni di preparazione, che sento che sono tutti sacrosanti. Non lo sto vivendo tipo sono in ritardo, no? Secondo la mia tabellina sono in ritardo di 2 anni, perché la volevo presentare nel 2015, pensando ingenuamente alla buona fede dell'Expo 2015, ma poi già nel 2014, forse anche nel 2013, avevo già capito che è sempre la solita pippa. Invece verrà su qualche cosa di vero, finalmente, per chi avrà sete di quella roba. Chi ha voglia di viversi quella merda quotidiana che c'è adesso, che molti addirittura si augurano che gli ritorni il vecchio posto dove lo tenevano incatenato, ok, forse l'avrete quella vittoria a disposizione. Io
vivo una vita diversa perché posso viverla in quanto sono semplicemente cosciente di che cosa sono io. Non sono un essere insignificante che deve truccarsi di qualcuno che vale per essere accettato, ma dentro di sé sa di non valere un cazzo. Come la politica mondiale che vediamo adesso intorno a noi. I nostri leader sono patetici. Non hanno nessuna credibilità. Ormai lo sappiamo già. Non gli crediamo neanche più. Diciamo solo come se ne esce da questa situazione. Cos'è quell'interruttore che fa dire basta con ste cazzate? Io mi dico, magari una cazzata come quella che voglio fare io voglio fare la più grande cazzata che sia mai stata fatta sulla terra. Primo, un monumento dedicato alla pace, una grandissima cazzata. Non serve, no? Se no l'avrebbero già fatto, no? E in più voglio fare un'altra cosa che lo dirò il 21 settembre, sempre dedicato alla pace. E questa cosa qui deve essere una cosa che sarà una cosa che ospiterà della gente, ci vivrà della gente, ci lavorerà e sarà bello lavorarci, viverci, spenderci la propria vita, perché è attorniata dal bello, tu produci il bello e hai a che fare col bello, sempre, perché la vita è fatta così, non è un lusso. Non è un lusso, è una bestemmia rinunciare a una vita piena di queste. Non piena, rinunciare a una vita che ti offre queste percezioni, no? Queste esperienze reali, perché dici no, non ne so, accetti la balla che ti dice no, io non ne sono degno. È un'altra cosa che volevo dire, no? Un piccolo chiarimento, no? Ma un chiarimento, diciamo un chiarimento nell'etere, anche se un mio amico mi ha chiesto una cosa, approfitto, anche se non sentirà questo video, però in qualche modo gli rispondo. Che diceva, ma sì, vabbè, Giordano Bruno, sì, sarà anche vero, diceva, però dice io non ho tempo, no, di imparare queste cose, poi io non le capisco, cioè io. Si vede che sono destinato, ma a stare fuori da questa cosa qui. Io mettevo insieme e dicevo, no, no, guarda, tu non sei predestinato a restare fuori dall'esperienza della verità perché non conosci che cosa ha scritto Giordano Bruno, cosa sono i Rosa Croce, com'è la storia vera della vita. No, non, assolutamente, assolutamente. Perché ci sono stati dei maestri con i controcoglioni che sono già stati qui sulla terra e hanno lasciato il loro segno, che erano analfabeti. Analfabeti. Dettavano i loro canti d'amore a qualcuno che sapeva scrivere, no? E loro erano quelli che facevano entrare nel regno della verità. Per cui l'essere analfabeta non preclude, preclude avere il cuore chiuso come una cozza. Se il cuore è chiuso come una cozza, tu puoi sapere tutti i codici di Giordano Bruno, puoi sapere tutti i segreti dei mandala, del nirvana, puoi sapere tutte queste cose qui tecnicamente, ma tu non entri, tu non pucci il biscottino dentro la tazza, non lo pucci. È una questione di cuore. La cultura è una questione di cuore. Dal cuore sale nella psiche e comincia a fare un po' di pulizia, perché ce n'è da fare, un bel po'. Io lo vedo su di me, che da quando ho cominciato a farmi lo shampoo antipidocchio, ancora sono lì che spurgo delle robe, ed è bello mollare quelle cose che non servono, no? E riconoscere le pesantezze, come nei commenti mi è stato detto, io riconosco, sì, è vero, qualcosa è intervenuto e mi ha detto, ok, basta, quello che devi imparare hai imparato, fai tesoro e vai avanti. Chiudo qui il live dell'amante, non so se posso essere credibile come amante, però io quello che sono, un amante, esisto per amare,
e se non amo, sto male. Se non amo, odio. E io odio odiare. Ciao. Quasi quasi ti darei anche un bacio, ma ho paura che magari spengo prima. Oh no, forse ce la faccio. No, non ce la faccio.